Ciao a tutti, continuiamo a parlare. Se mi vedete vestita sempre nello stesso modo è perché appunto sto registrando questi video tutti nello stesso giorno. Ora continuiamo a parlare della riunione di pediatri del 69 e delle dichiarazioni di Richard Day che ci sono arrivate grazie alle rivelazioni in punto di morte di Lawrence Donegan, uno dei pediatri che aveva preso parte a questa riunione nel 69 a Pittsburgh. Ora, la scorsa volta vi ho parlato dei microchip, del PRS che potrebbero utilizzare per integrare questi microchip nella società umana. Oggi invece parliamo di imposizione del sistema mondiale attraverso una guerra nucleare. Nell'ultimo periodo si sta tanto parlando di guerra nucleare, io vi dico non vi preoccupate perché in questo nostro sistema non potranno mai accadere cose così tanto cattive, così tanto spaventose perché abbiamo un governo, dei governi nel mondo. Io parlo ormai di un governo perché so che uno in realtà è che le divisioni sono soltanto apparenti e pubbliche, ma abbiamo un governo che si preoccupa per noi, quindi non dovete assolutamente prendere queste parole di cospirazionisti, prendere queste rivelazioni come la verità perché sono finzione, prendetele un po' come delle fiabe, come al solito, e soprattutto ricordatevi di invertire nel modo sarenchiano e di leggere tra le righe. Ora, se ci fossero, che cosa disse Richard Day in quell'occasione? Tra l'altro, vi dicevo, nell'ultimo periodo ci sono tantissime persone che sono super spaventate per questa guerra nucleare. Se ne parla tantissimo anche su. Ho visto che se ne parla tantissimo anche sui siti che danno l'idea un po' di discostarsi dal sistema, però poi vanno a riportare ogni notizia, tutte le notizie, anche se sono palesemente false, le vanno a riportare. E io mi chiedo perché. Cioè, perché una notizia quando è palesemente falsa, tu che dici di combattere il sistema me la riporti comunque sul sito? E a questo punto devo pensare che anche tu ti occupi un po' di terrorizzare le persone. A questo punto devo pensare che anche tu indirettamente fai parte di quel sistema che però dici di voler combattere. Non fatevi allarmare perché ricordatevi che, ragazzi, il sistema, sempre secondo i cospirazionisti, il sistema ci ama, ragazzi, però se secondo i cospirazionisti, che cosa fa il sistema? La carta principale che il sistema gioca è quella di terrorizzare la massa, perché loro sanno che terrorizzando le persone diventano docili, le persone aprono le orecchie, le persone diventano obbedienti, no? Quindi cominciano a fare quello che tu ordini loro di fare, non ponendosi un quesito, non ponendosi le giuste domande, sbagliando poi, perché poi il non porsi quesiti ti porta a fare, a prendere anche delle decisioni sbagliate, che ti portano anche a talvolta mettere a rischio la tua stessa vita, la tua stessa esistenza, la tua salute mentale, fisica, la tua salute psicofisica, perché come abbiamo visto tante volte, mente e corpo vanno di pari passo, non di pari passo, ma a braccetto, perché se non stai bene qui, non stai bene nel resto del corpo, e se non stai bene col corpo, poi anche la mente, no? Subisce l'affaticamento, il dolore. Quindi fate attenzione perché diciamo, uno dei modi che loro hanno sempre integrato nella società è questo terrorismo psicologico. Magari loro sanno che io non sto dicendo che una guerra nucleare non ci potrà mai essere, non sto dicendo questo. Gli umani sono così stupidi, ragazzi, che. Ragazzi, voglio dire, potrebbe arrivare questo e altro. Vi sto semplicemente dicendo che magari loro cominciano già a terrorizzare le persone da questo momento, diciamo negli ultimi anni stanno cominciando soprattutto a farlo, anche se però hanno la consapevolezza che questa guerra nucleare non arriverà subito. Quindi loro dicono sì, anche se ci vorranno ancora degli anni, noi comunque cominciamoli a terrorizzare. Ragazzi, quando si parla di guerra nucleare, sapete perché devo esprimermi così? Non si parla di, non so, fuochi d'artificio. Se dovesse accadere una cosa del genere, siamo fritti tutti quanti. Ok? E qui mi torna sempre alla mente il caro Lucertolino Zuckerberg che praticamente si sta facendo costruire il bunker. E tanti si stanno facendo costruire i bunker. Comunque. Se ci fossero, che cosa disse Day, Richard Day nel 69? Se ci fossero troppe persone nei posti giusti che oppongono resistenza alla dittatura mondiale, potrebbe essere necessario usare una o due, o forse più, armi nucleari. Ragazzi, se ci fossero troppe persone nei posti giusti,
che oppongono resistenza al sistema, alla dittatura. Allora, disse lui nel 69, a quel punto bisognerà uscirsene con queste armi nucleari. Fu detto che potrebbero servire a convincere la gente, ovviamente in modo draconiano, perché loro non è che no, fanno delle cose, diciamo, passabili, no, loro sono estremi, a loro non frega niente di noi. Fu detto che potrebbero servire queste armi, questi modi, a convincere la gente che, beh, facciamo sul serio e che quindi ci devono ascoltare. Capite? Utilizziamo queste armi un po' per chetare gli animi, un po' per dire, ehi, guarda che noi abbiamo il nucleare, quindi stai calmo, altrimenti lo utilizziamo contro di te, contro la tua famiglia, contro la tua gente, contro la tua nazione. Per dire cosa noi facciamo sul serio. Ma voi potete fare sul serio soltanto perché avete una mandria di pecoroni belanti, ignoranti, perennemente addormentati che vi permettono di farlo. E sì, ragazzi, mi riferisco agli umani. La maggior parte dell'umanità sono paragonabili a pecore belanti, ok? Che stanno sempre a criticare il prossimo, a fare finto moralismo, quando sono i primi che dovrebbero mutare il loro comportamento nei confronti del mondo, del prossimo e di quella che è la realtà che ci circonda. Loro possono fare simili dichiarazioni perché ci sono i pecoroni ad ascoltarli, a credere alle loro baggianate. Quindi il mondo non sta cambiando. E quando si parla di risveglio, non c'è un risveglio reale. Certo, ci sono persone che si stanno risvegliando, ma tante sono brave soltanto a parlare, perché adesso, nel 2023-2024, il risveglio va tanto di moda, quindi parliamo di risveglio, fingiamoci risvegliati, poi però che facciamo nella società, che facciamo nella vita di tutti i giorni, ci inginocchiamo a leccare i piedi al sistema. Questo fanno le persone, la maggior parte delle persone, questo fanno, perché non si ha il coraggio di dire no. Comunque, e questo già è grave, ok? Aggiunse poi che, dopo averne utilizzate una o due, tutti si sarebbero arresi, anche i più riluttanti, anche i dissidenti, no? Coloro che proprio il sistema non lo tollerano. I dissidenti non sono come noi, no, 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 in versione salentiana. I dissidenti non tollerano il sistema. I dissidenti darebbero la loro esistenza in forma umana pur di andare contro il sistema. E loro dicono, lui disse in questo caso, facendo esplodere una o due, o presentando, come minaccia queste armi, anche i più riluttanti si sarebbero arresi. Disse qualcosa come: questa pace negoziata sarebbe molto conveniente, con riferimento ad un contesto in cui il tutto era già stato provato senza che nessuno lo sapesse. E io non serve che aggiunga altro. Sentendone parlare, le persone si sarebbero convinte che forse una vera negoziazione tra parti ostili sarebbero, no? Giunte alla conclusione che la pace fosse meglio della guerra. E questo, tra l'altro, corrisponde, come qui viene scritto, anche alla lettera di Albert Pa di Albert, sì, di Albert Pike del 1871. Sulle tre grandi guerre mondiali e su cosa tra l'altro succederà dopo la terza. Io vi ho parlato della lettera di Pike e mi sono soffermata proprio sulla terza. Quindi vi ho parlato di questo, vi basta andare a guardare i video precedenti. Qui si conclude, ragazzi, quello che Donegan ha riportato su appunto l'imposizione del sistema attraverso cosa? Poi fondamentalmente la minaccia. Se voi non fate come diciamo noi, noi vi minacciamo con il nucleare. E noi sappiamo benissimo che questa minaccia, no, è dura comunque, no? Perché le persone a quel punto com'è che si sente una persona che viene minacciata in questo modo? Una persona che magari ha anche figli. Ovviamente si sente male e dice va bene, dai, mi arrendo, me lo faccio solo tanto per i miei figli perché non voglio vederli saltare in aria. Se sono arrivati a questi livelli è perché l'umanità glielo permette, altrimenti loro non potrebbero fare niente, però ancora una volta le persone non se ne rendono conto. E ragazzi, buonanotte, cioè nel senso continuate a dormire, che vi devo dire? Che cosa ne pensate di questo video?
di quello che vi ho detto, di quello che Richard Day ha detto nel 69 riguardo a questo modo di minacciare le persone per portarle a fare quello che loro richiedono, poi fondamentalmente. Fatemi sapere tutto quello che pensate, io vi mando un abbraccino e noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, vi aspetto anche sul secondo canale. Fatemi sapere sempre come state. Al prossimo video.